tanta gente, perché le battaglie delle leghe sono quelle che più sono sentite. Soprattutto in questi quartieri dove l'immigrazione ha portato tanto problemi, tanti degradi, tanto degrado, vuol dire anche tanta insicurezza e tanta violenza. La gente è stanca, vede negozi che non rispettano le regole, vede risse, vede scippi, vede aggressioni ed è stanca. Noi lo diciamo da tempo, non c'è più spazio per gli immigrati nella nostra città, anche perché in un momento di crisi dove tanti italiani non hanno lavoro, pretendere e pensare che altri stranieri debbano venire è assolutamente inconcepibile. Ecco, la sicurezza, soprattutto in queste zone, è uno dei problemi maggiori, anche per quelli che ci lavorano. Assolutamente sì, questa è una delle tante vie di Milano che una volta aveva i militari e che adesso non li ha più. Motivo in più per riflettere sulle scelte sbagliate dell'amministrazione Pisapia. Non basta la coesione sociale che comunque questa giunta fa, ma serve anche la linea dura della legalità, e quando evidentemente non ci sono le forze dell'ordine, i militari a presidiare il territorio, la situazione precipita e degenera. Qui ci sono anche tanti mezzi della metropolitana, c'è della TM, c'è la metropolitana, sono degli autobus. Con la giunta Moratti c'erano anche i vigili all'interno di questi mezzi che facevano sicurezza, oggi non ci sono, è chiaro che la sicurezza diminuisce e i delinquenti hanno più spazio per agire.